Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Botta e risposta all'interno della maggioranza in regione per i fondi da destinare alla Santissima Annunziata di Chieti. Secondo il capogruppo di Forza Italia, Mauro Febbo, destinerà alla regione solo 49 dei 60 milioni promessi per gli interventi di riqualificazione del nosocomio. Pronta la replica dell'assessore alla salute, Nicoletta Verin. Il servizio. I fondi da destinare alla riqualificazione del Policlinico di Chieti stanno suscitando tensione all'interno della maggioranza in regione. Ad alimentarle è stato ieri pomeriggio l'ex assessore regionale ed ora capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo, con una nota a cui ha allegato una comunicazione del Dipartimento Sanità, nella quale si parla di 49 milioni di cofinanziamento da destinare al Santissima Annunziata. Le ASL di Chieti e L'Aquila penalizzate nonostante i conti siano in ordine, attacca Febbo, mentre per Teramo e Pescara la regione ha addirittura autorizzato lo sforamento dei tetti di spesa per il personale di circa 5 milioni di euro, permettendo così la proroga di 5 mesi dei contratti degli infermieri e degli OSS in scadenza, prevalentemente al 31 luglio. Non solo, ma apprendo con stupore e rammarico che per i fondi da destinare al nosocomio di Chieti si sta prefigurando un venir meno agli impegni presi, in quanto a fronte delle risorse promesse, 60 milioni di euro, a oggi la Regione e nello specifico il Dipartimento regionale ne metterebbe a disposizione solo 49. Spero, conclude Febbo, facendo riferimento a una riunione avuta all'Università di Chieti dal direttore del Dipartimento Damario, dall'assessore regionale Verì, il manager dell'ASL Shell e il rettore Caputi, anzi invito i vertici sanitari regionali a tornare sui propri passi e a mantenere gli impegni presi. Stamani la replica dell'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì. Il progetto di infrastrutturazione da 49 milioni di euro, dice, è frutto di un lavoro di condivisione tra Regione, ASL e Università, che per la prima volta da anni hanno raggiunto un'intesa piena su tutti gli interventi. Il piano complessivo prevede un investimento totale di 60 milioni di euro, che per la parte non coperta dall'articolo 20 sarà sostenuto con altre linee di finanziamento. Leggo con stupore, ha rimarcato l'assessore, le dichiarazioni di chi parla di danno all'ospedale di Chieti per i 49 milioni di fondi destinati dalla Regione al Policlinico Santissima Annunziata. Sarebbe stato meglio fare come si è fatto negli ultimi 25 anni e ancor di più nella precedente legislatura, cioè destinare zero finanziamenti a Chieti? Sono 2024 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Sono stati diagnosticati con l'esame di 1.277 tamponi molecolari e 7.789 test antigenici. Il tasso di positività è del 22,32%. I nuovi positivi provengono 355 dalla provincia dell'Aquila, 583 da quella di Chieti, 502 da quella di Pescara, 451 da quella di Teramo, 59 da fuori regione, mentre per 72 sono in corso verifiche. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.535, poiché registra 61 nuovi casi di età compresa tra 86 e 94 anni, di cui 54 risalenti al periodo gennaio-luglio 2022 e inseriti solo oggi dalle ASL, in particolare dall'ASL di Pescara. Nelle ultime 24 ore sono 1.533 i dimessi guariti, gli attualmente positivi salgono a 47.111, più 428 rispetto a ieri. 273 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica, meno 10 rispetto a ieri, 10 in terapia intensiva, più 2 rispetto a ieri. Cambiamo pagina, le sezioni Archeo Club e Italia Nostra di Pescara hanno illustrato le proposte in merito al futuro del centro Nazareth nel cuore di Pescara Vecchia. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Un palazzo degli anni 60, figlio dell'epoca della cementificazione, ormai da anni abbandonato. Stiamo parlando del centro Nazareth di Pescara, di proprietà della Fondazione Paolo VI. Una struttura completamente obsoleta, con evidenti problemi strutturali. Le sezioni Archeo Club e Italia Nostra di Pescara propongono l'abbattimento per ridar valore al centro storico, completamente deformato da questo palazzo. Io ho visto personalmente una commissione consigliare entrare in questo edificio che era stato abbandonato e svuotato per motivi strutturali. Ho chiesto informazioni al Comune di Pescara e mi è stato detto da persone autorevoli
che c'era in atto un tentativo del proprietario dell'ente, dell'edificio, cioè la Fondazione Paolo VI, di partenariato con il Comune di Pescara per ristrutturarlo e ripristinarlo con i fondi del PNRR. A questo punto mi sono allarmato ancora di più e ho chiesto agli amici di Italia Nostra di un'azione comune. Noi pensiamo ad un trasferimento degli attuali volumi in un'altra posizione, che ci sia il partner comune o ci sia un partner privato, concettualmente non cambia, semplicemente questi volumi, senza che se ne perdano i diritti e quindi anche i ricavi, debbono essere realizzati da un'altra parte. In questo modo non solo recupereremmo uno spazio giardino con i ruderi del convento in pieno centro storico, ma avremmo magari un'occasione per riqualificare altre parti della città. È una proposta collaborativa di cui si può studiare la fattibilità e che in città è stata già praticata in altre situazioni. Il questore di Teramo, Lucio Pennella, ha emesso 35 provvedimenti di DASPO. In particolare sono stati adottati 20 provvedimenti, 7 dei quali a carico di tifosi della squadra di calcio del Giulianova e 13 nei confronti di sostenitori del Lanciano, tutti risultati coinvolti negli scontri verificatisi il 13 marzo scorso a Giulianova, all'esterno dello stadio Fadini, in occasione della partita del campionato di eccellenza proprio tra Giulianova e Lanciano. I destinatari del divieto sono stati deferiti a vario titolo alla competente autorità giudiziaria per i reati di rissa, resistenza e lesioni ad un pubblico ufficiale, porto di armi o oggetti atti ad offendere. I DASPO sono stati prescritti per una durata che va dai 3 agli 8 anni. Per 7 di loro è stata richiesta alla competente autorità giudiziaria la misura dell'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia. Provvedimenti di DASPO sono stati emessi anche nei confronti di 15 tifosi della Sant'Egidiese, i quali hanno partecipato agli scontri verificatisi lo scorso 7 di novembre nei pressi del casello autostradale di Mosciano Sant'Angelo con alcuni sostenitori della Fermana in occasione, nello stesso giorno, dell'incontro di calcio di Serie C tra il Teramo e la squadra marchigiana. I destinatari del divieto sono stati deferiti in stato di libertà a vario titolo per i reati di lancio di materiale pericoloso e danneggiamento in concorso. Un protocollo d'intesa è stato siglato stamani da Provincia di Teramo, Prefettura e Vigili del Fuoco per potenziare, sin da questo fine settimana, i servizi di sorveglianza e soccorso in mare sulla costa teramana. Vediamo. Oggi sigliamo questa importantissima convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, dove la provincia di Teramo ha voluto fortemente, con la figura del presidente Diego De Bonaventura e nella mia persona come delegato alla protezione civile, quale convenzione? Quella del salvamento sulla costa teramana, che coinvolgerà i 7 comuni, le 7 sorelle della costa, quindi da Martinsicuro a Silvi. Questo per una maggiore tutela per i bagnanti, per i turisti e per i cittadini della provincia di Teramo, perché abbiamo dei pezzi di spiaggia non protetti, quindi non salvaguardati dai bagnini, e quindi questa è una maggiore sicurezza che un corpo dello Stato, quindi appunto questa convenzione la provincia di Teramo ha voluto fare. Io ringrazio il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ringrazio la Prefettura e ringrazio tutti i comuni coinvolti. Avremo quest'anno 2 postazioni, una a Roseto degli Abruzzi e uno nel comune di Tortoreto. Saranno 16 giornate. Sono intervallate nei weekend, quindi una volta sabato stanno a Tortoreto, domenica a Roseto e viceversa in queste giornate fino al mese di settembre. Una vera e propria scena del crimine, quella riprodotta a Piazza Salotto a Pescara per sensibilizzare sui temi ambientali. Il servizio. Sigarette, alluminio e plastica è quello che i cittadini e turisti possono vedere all'interno di una scena del crimine riprodotta in Piazza Salotto a Pescara. Parliamo della campagna di sensibilizzazione Piccoli Gesti, Grandi Crimini, lanciata da Mare Vivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. La campagna punta non solo a contrastare l'abbandono di mozziconi, ma anche di piccoli rifiuti come bottigliette di plastica, tappi e scontrini. Circa il 65% dei mozziconi
Ciconi non viene infatti smaltito correttamente, con la conseguenza che oggi sono tra i rifiuti più presenti e diffusi anche sulle nostre spiagge. In questi giorni e fino al 4 agosto, volontari di Mare Vivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili in plastica riciclata. Ecco, questa campagna Mare Vivo insieme a BAT ha proprio questo obiettivo: sensibilizzare le persone, perché spesso questo gesto di gettare un mozzicone è associato a un'incuria, ma anche a una non consapevolezza di quello che sta avvenendo. Secondo studi effettuati, 4,5 trilioni di mozziconi di sigarette vengono abbandonati nell'ambiente, e il Mediterraneo è uno dei rifiuti che maggiormente troviamo. Noi nel 2020 già come amministrazione abbiamo aderito a un'iniziativa che fu quella di Striscia la Notizia, no? Dove abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione, dando informazione ma anche materiale in plastica riciclabile a tutti gli stabilimenti balneari, così come alle attività che hanno aderito, dei portacicche per non gettare a terra da parte dei fumatori quella cicca restante, no? E così come abbiamo inserito 500 portacicche, portarifiuti per cicche in tutta la città, e ne metteremo a breve altri 500. Nell'ambito di questa campagna viene rilevato, cioè viene fatta proprio la conta tramite dei satelliti del Copernicus, che hanno un software, quindi un'intelligenza artificiale, si conteranno i mozziconi di sigaretta abbandonati per terra pre e post campagna di sensibilizzazione, per capire se in effetti c'è stato un miglioramento del grado culturale. Cambio della guardia in Acham S.p.A., la società che gestisce la raccolta e smaltimento dei rifiuti in diversi comuni dell'Aquilano e nella Marsica. Tra questi comuni c'è anche quello di Avezzano. Il nuovo presidente del CDA è Antonio Milo, l'uscente Anna Maria Taccone ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nel suo triennio. Anna Maria Taccone, siamo qui per questa conferenza stampa di fine mandato Acham. Qual è la situazione dopo 3 anni di sua gestione, insomma, che Acham lascia? E lascio un treno in corsa che va a 300 all'ora, questo è quello che lascio. Devo dire, sono stati 3 anni abbastanza impegnativi, molto intensi, abbiamo fatto molte cose. Prima di tutto abbiamo fatto un investimento che puntasse alla riconversione dell'impianto e a focalizzarsi sul trattamento della raccolta differenziata, in particolare sulla parte dell'organico, quindi cercare di abbandonare il prima possibile tutto ciò che deriva dalla raccolta indifferenziata, che oggi come oggi rappresenta veramente un fallimento per il sistema e per l'economia. Le comunità sono cresciute molto, la sensibilità è cresciuta molto delle persone, siamo diventati tutti molto bravi a differenziare i rifiuti, c'è una catena che funziona, e Acham ha più che seguito, ha anticipato questa evoluzione, e quindi ad oggi si propone come un impianto di riferimento per il trattamento dell'organico. È fondamentale perché sostanzialmente, invece di trattare l'indifferenziato, il cui risultato finale finisce in discarica, ad oggi non le vuole più nessuno e non, il sistema è totalmente saturo di discariche, trattare invece la raccolta differenziata, focalizzarsi sull'organico, vuol dire creare economia circolare, perché significa avere un impatto ambientale assolutamente minimo, significa creare una materia prima seconda che è il compost. E finita la fase 1, come dicevo, avevamo già iniziato a lavorare sulla fase 2, quella della realizzazione di un impianto di biogas che, accompagnato da un cogeneratore, ci metterà nelle condizioni anche di entrare nel mercato della produzione dell'energia. E posso dire con grandissimo orgoglio che l'impianto che andiamo a realizzare di biogas ha ricevuto la garanzia SACE per la realizzazione e è stato considerato il primo impianto green in Italia finanziato con questa importante garanzia statale. All'Università di Teramo nasce un nuovo corso di formazione in politiche e strategie delle società calcistiche, propedeutico all'esame di abilitazione presso il settore tecnico della Federcalcio per l'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori sportivi. Iscrizioni aperte da oggi al 23 settembre, lezioni al via dal 10 di ottobre. Vediamo. C'è bisogno di professionalità nel mondo del calcio e questo corso è un modo per creare professionalità.
Sì, l'idea è proprio quella, è un'idea che si inserisce in una tradizione pluridecennale dell'Università di Teramo, che mi piace sempre ricordarlo a tutti, è stata la prima in Europa ad avere questo marchio grazie all'intuizione dell'allora rettore Luciano Russi e dell'attuale presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina. Da lì molti di noi, perché mi sono sempre sentito legato, a casa mia questa università, abbiamo fatto dei percorsi all'interno del mondo del calcio, però è rimasta impressa quell'idea e quell'idea cercheremo di riproporla con un progetto che intende andare oltre le normali dinamiche, cercando di diversificare con degli indirizzi che vanno non solo sul piano tecnico e gestionale, ma che parlano la lingua del calcio di oggi, che è quella della ricerca dei talenti, che è quella della gestione delle dinamiche di sostenibilità e che è quella dell'impiantistica. Quindi cercheremo attraverso queste cinque fonti di dare modo ai dirigenti che si prepareranno da noi di avere forse una marcia in più, forse una visione più ampia, speriamo la competenza giusta per dare una mano al nostro calcio. Un nuovo inizio, ma nello stesso tempo il rinnovamento di un percorso antico della nostra università, visto che ci siamo occupati di sport da ormai 25 anni. È una giornata che veramente ci dà molta emozione, perché dagli anni di Atri, vorrei ricordare in questo giorno Luciano Russi, Giuseppe Soggi e Sergio Quirino Valente, le tre persone che ci hanno permesso di arrivare poi dove siamo oggi. E dopo tanti anni di corsi, finalmente un corso che consente l'accesso diretto all'esame da direttore sportivo, quindi una possibilità in più per i nostri studenti, e credo che sia un modo anche per innovare il mondo del calcio con professionalità formate in accademia che possano coniugare appunto competenze sportive con competenze universitarie. Cambiamo pagina, l'enogastronomia di qualità ancora protagonista nell'estate abruzzese, l'obiettivo è mettere in piedi un progetto che identifica in maniera chiara la nostra regione, il servizio. Un Abruzzo che fa sempre più sinergia con i prodotti della terra. Assolutamente sì, siamo oggi alla manifestazione, insomma alla presentazione di questo evento, Bollicina e Ventricina, proprio per dare forza e identità al nostro territorio. Sulla Ventricina è uno di quei prodotti che rappresentano un'eccellenza abruzzese, rappresentano in maniera chiara un nostro territorio, e abbinati con le bollicine abruzzese questo evento va proprio, ecco, coniuga il territorio come elemento di eccellenza, su cui ovviamente cercare di costruire quello che stiamo facendo in questi anni. L'immagine di un Abruzzo che ha prodotti di qualità assoluta, che ha delle eccellenze e che rappresentano quel valore territoriale, ambientale su cui costruirci un turismo enogastronomico e non solo, per poter godere di quella che è la bellezza dell'Abruzzo. Le bollicine insieme alla ventricina sono espressione delle potenzialità di un territorio dove stiamo lavorando appunto insieme non solo Scerni ma anche tutto il territorio, insieme agli altri sindaci, quelli di Pollutri ma anche altri sindaci, dove cadono i nostri produttori di ventricina per mettere in risalto le bellezze e le potenzialità dei nostri prodotti. Il turismo è il volano soprattutto di questo prodotto e di questi prodotti. Attraverso il turismo e attraverso la promozione vogliamo dare spazio alle nostre bellezze territoriali. Il tema è quello della valorizzazione territoriale, dei prodotti, di un'enogastronomia di qualità che poi ci aiutano a fare anche un discorso di filiera corta e di sistema sul territorio. Parlare di appuntamenti di questo tipo significa valorizzare il nostro territorio, ma soprattutto valorizzare quell'agricoltura di qualità su cui poi bisogna appoggiare anche le sfide future che abbracciano una crisi climatica che deve rispondere sempre di più a un'agricoltura sostenibile. Un percorso itinerante e gratuito di arte e musica, riscoprendo i luoghi più suggestivi d'Abruzzo. Tutto questo è il Diorama Festival che si svolgerà a Pescara il 30 e 31 luglio. Dopo la prima edizione 2021 nel borgo antico di Monte Silvano Colle, l'itinerario degli appuntamenti di Diorama Festival si arricchiscono di nuovi spazi incantevoli in Abruzzo, dove raccontare storie fatte di suoni, paesaggi, colori e sapori. Storie che sono uniche ed irripetibili. Il prossimo appuntamento è per i giorni 30 e 31 luglio nel Parco del Colle del Telegrafo di Pescara. Oltre alla mostra Mondo Onirico di Cipo Lombre, ci saranno la musica di Davide Shorty e DJ Shock e Mad Buddy. Abbiamo già iniziato
iniziato questo festival con l'apertura che c'è stata all'Aurum qualche mese fa, ma ci sarà il 30 e il 31 una fase importantissima, perché al Colle del Telegrafo ci sarà proprio questa kermesse che metterà in evidenza uno dei posti più belli della nostra città, appunto il Colle del Telegrafo, unito a arte, cultura e benessere. Ci saranno una serie di servizi correlati come il bus navetta, proprio per garantire la maggiore sicurezza possibile, e tantissime altre sorprese che poi potremo trovare in loco. Accendere una luce sui luoghi più suggestivi della nostra regione attraverso gli interventi di arti visive, di musica. L'idea appunto è quella di valorizzare il nostro territorio, farlo comunicando ad un pubblico 25-40 anni con una forte sensibilità alle arti visive contemporanee, alla musica di ricerca. È un target che rappresenta il presente ma anche il futuro del turismo locale, e quindi questa è, a parer mio, insomma, una manifestazione che meriterebbe il supporto della nostra regione. È importante per valorizzare il territorio riuscire a comunicare a tutti. Per far questo è necessario che la fruizione dei luoghi che il festival tocca sia appunto di ingresso gratuito. Oltretutto, insomma, viviamo dei tempi in cui non è semplice economicamente poter affrontare l'intrattenimento, la cultura, e quindi il biglietto d'ingresso è azzerato dal festival. Dopo 2 anni di stop per la pandemia è tornato il premio Simpatia Abruzzo Montis Silvani, organizzato dall'Associazione Culturale Italia E con l'alto patrocinio di Regione Abruzzo, Provincia di Pescara, Comune di Pescara, Fondazione Pescara Abruzzo, Comune di Montesilvano e le associazioni Sandro Pertini Abruzzo ed Editori Abruzzesi. Come da tradizione, la kermesse si è tenuta ieri sera al Teatro del Mare di via Aldo Moro a Montesilvano con la conduzione di Elena Costa, direttore responsabile della rivista Italia E Magazine. Il premio è conferito per la professionalità e la dedizione al lavoro. Anche in questa edizione TV6 ha ottenuto riconoscimenti importanti. Per il 9° anno consecutivo il premio come miglior telegiornale è andato infatti al TG6. Sul palco i redattori Selenia Secondi e Stefano Recanati. Tra le trasmissioni televisive un premio è andato al contenitore sportivo L'Abruzzo del Pallone. Siamo allo sport. Arrivato a titolo definitivo dal Monza nell'ambito dell'operazione Sorrentino, il portiere Sommariva è uno dei tanti volti nuovi del Pescara. L'ex Monza si presenta ai nostri microfoni ed è pronto a entrare in competizione con Plizzari per la maglia da titolare. Ascoltiamolo. Sommariva, intanto le prime impressioni da neogiocatore del Pescara. Allora, abbiamo fatto un buon ritiro, ho visto una squadra che ha seguito bene il mister, abbiamo lavorato tanto e forte e questo anche il mister ci ha riconosciuto, quindi direi che siamo partiti bene questi primi 12 giorni di ritiro. Un'estate intensa per te perché è la festa con il Monza, ma ora questa nuova esperienza, e descrivici questi due momenti. È stato sicuramente bellissimo chiudere a Monza con quella festa lì, con la promozione, però poi è arrivata questa opportunità per me, che deve essere una grande opportunità per partire per la mia carriera, e sicuramente Pescara è una piazza molto molto importante. Ecco, appunto, come si è sviluppata per ora la tua carriera? Faccio un rapidissimo excursus. Ho fatto tutto il settore giovanile nel Genoa fino alla primavera e ho avuto la possibilità di allenarmi e stare con la prima squadra. E poi ho fatto 2 anni in Serie D, uno a Nocerina e uno a Bustese in provincia di Milano, e poi sono stato 4 anni a Monza. Sono arrivato in Serie C con la vecchia presidenza e ho avuto la fortuna poi nei 4 anni successivi, con l'arrivo del presidente Berlusconi e il dottor Gagliani, di trovare una società molto importante con la doppia promozione, quindi è stata una bella esperienza. Senti, è arrivato Plizzari, non so se vi conoscete, no? Magari perché vi siete affrontati in altri momenti, sarà una bella competizione. Sì, io lo conoscevo come portiere, perché per il percorso che ha avuto lui, il suo passato, lo conoscevo, e sicuramente avere un portiere così in allenamento durante la settimana e insieme a Daniello e gli altri ragazzi aumenta la competizione, e sicuramente può solo che aiutare ad alzare il livello, a tenere la concentrazione alta e a cercare di migliorare
migliorare tutti i giorni per lottarsi per il posto, per giocare, per quello che verrà. L'ultima, non so se magari dei compagni di squadra del passato, Mancuso, Bettella, ti hanno parlato di Pescara, ti hanno dato qualche istruzione? Sì, perché io ho iniziato la preparazione il 1° di luglio lì a Monza, quindi c'erano Bettella, Macin, ho parlato con Rigoni, anche se è stato qua poco, con Mancuso, tutti mi hanno parlato molto bene della piazza, della squadra, della città, mi hanno detto tutti che mi sarei trovato molto bene e quindi spero che sia così. L'ultimo obiettivo di squadra? Pescara è una squadra che deve ambire al massimo il miglior obiettivo possibile, che è quello della promozione, che può essere diretta o attraverso i playoff. Comunicato della Lega Pro, il Consiglio Direttivo ha preso atto delle determinazioni emerse ieri durante il Consiglio Federale in relazione agli eventuali ripescaggi per il campionato di Serie C 2022-2023 che verranno definiti successivamente alla sentenza del TAR sui ricorsi di Campobasso e Teramo. Ha quindi convocato una nuova riunione del Consiglio Direttivo per il 4 di agosto al fine di definire i gironi del prossimo campionato di Serie C. La discussione al TAR di martedì e venerdì calendari, due appuntamenti che scandiranno una settimana, la prossima decisiva per capire quale sarà il destino del Teramo. Jacopo Forcella. La prossima settimana, stavolta per davvero, sarà quella decisiva per il futuro in un senso o nell'altro del Teramo. Da qui ormai non si torna più indietro. Martedì ci sarà la discussione al TAR rispetto alle posizioni dei biancorossi e del Campobasso, che hanno inoltrato, vedendole accolte entrambe, istanza cautelare al Tribunale Amministrativo per quantomeno provare a giocare le ultime residue speranze di salvare il professionismo. Innanzitutto partiamo con un assunto. In caso di accoglimento della richiesta, quindi con l'annullamento dei provvedimenti di Covisoc, Collegio di Garanzia dello Sport e il reinserimento del Diavolo in Serie C, tutto quanto mancava nella domanda originaria dello scorso 22 giugno andrebbe sanato. Questo per sgombrare il campo da un ritorno indolore nel professionismo. A quel punto infatti ci sarà da mettere mano al portafoglio e ripianare quanto c'è da ripianare. È chiaro che questa sarebbe comunque la soluzione migliore. Il parco giocatori, quelli sotto contratto, ovviamente sarebbe salvo e la categoria mantenuta, con la Lega di terza serie che a quel punto si troverebbe venerdì 5 a svelare i calendari mettendo le due compagini Teramo e Campobasso nei gironi che saranno ufficializzati sempre nei prossimi giorni e comunque prima della stesura degli impegni domenicali. Poi si potrebbe partire con la scelta di allenatore e direttore sportivo. Pochesci e Manfra sono da tempo in predicato di essere queste due figure mancanti e infine con la costruzione di una rosa che avrà l'unico compito di portare a casa una salvezza difficilissima, visto il ritardo accumulato in queste settimane. Le altre compagini sono già in ritiro e stanno completando l'allestimento degli organici, a cui manca davvero poco per essere messi a punto. Il Teramo, qualora conservasse la Serie C, dovrebbe farlo in pochi giorni, così come la preparazione, che allo stato attuale non potrebbe che essere in città per accelerare i tempi, anche considerando che dalla discussione al TAR in poi mancherebbero 19 giorni al primo impegno ufficiale in Coppa Italia e 26 al primo impegno in campionato. Discorso diverso invece se il TAR dovesse rigettare le richieste delle due escluse dalla Lega Pro. La terza serie a quel punto troverebbe Fermano e Torres a completare le 60 e per il Teramo si aprirebbero le porte del dilettantismo, con lo svincolo d'ufficio dei calciatori attualmente tesserati e col primo cittadino che dovrà allestire in poco tempo il bando per le manifestazioni di interesse. Il contributo a fondo perduto sarebbe di 300.000 euro, cosa simile in queste ore sta accadendo a Catania. La Federcalcio ha concesso la possibilità di iscrivere il Catania SS SD, recentemente costituito ed affiliato alla massima divisione del calcio dilettantistico. Soltanto una volta valutata positivamente la documentazione al completo, la federazione procederà con l'iscrizione in sovrannumero della squadra rosso-azzurra in Serie D. L'approdo del Catania in sovrannumero porterà il numero delle società a quota 169, numero già elevato e col Giorgione che punta al ripescaggio anch'esso. La tempistica dunque stavolta farà tutta la differenza del mondo, il Diavolo ci prova. Se ci riuscirà, potranno dirlo solo i giorni che verranno. Io vi ricordo che tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul rinnovato sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.